Ayurada Madhava Dabiyati. Ayurada Madhava ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Nita Gura Premanande Hari Bol. Siccome poi vedo a controllare internet. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Allora, leggiamo dalla Bhagavad Gita così com'è, di sua divina grazia, Abhay Charanaravinda, Bhakti Vedanta Swami, Srila Prabhupada, il capitolo primo, intitolato Sul campo di battaglia di Kurukshetra. Questo l'abbiamo letto talmente tante volte che mi si è spaccato praticamente, spezzato in mille pezzi. Ok, quindi capitolo primo intitolato Sul campo di battaglia di Kurukshetra, il verso numero 42 è scritto pure lì sulla lavagna. Iniziamo. Doshair, io leggo una parola per parola e poi se volete ripetete, porta sicuramente beneficio su vibrazioni trascendentali, sono mantra. Allora, doshair etai kula gnanam. Doshair etai kulagnanam. Doshair etai kulagnanam. Varna Sankara Karakai. Varna Sankara Karakai. Varna Sankara Karakai. Utsadyante Jati Dharma. Utsadyante jati dharma. Kula dharmash cha shashvatam. Kula dharmash cha shashvatam. Doshair etai kulagnanam. Varna Sankara Karakai. Utsadyante jati dharma. Kula dharmash cha shashvatam. Lo leggo per l'ultima volta io. Doshair etai kulagnanam. Varna Sankara Karakai. Utsadyante jati dharma. Kula dharmascha shashvatam. Ok, chi vuole provare? Chi si cimenta? Luciano, rompi. Non ci vedi? Ogni scusa è buona. A leggere. Se ce la fai, se no anche simile, anche leggerla e basta. Però tutto insieme, un rigo alla volta. Tutta la riga. Perfetto. Doshare tai kulagnanam. Varna Sankara Karakai. Utsadyante jati dharma. Kula dharma shashvata. Una rivelazione, eh? Una rivelazione. Bravo. Allora, gli altri? Chi si lancia? Salto, uno passa, l'altro salto. Bravo, vuoi provare tu? Ci vuoi provare tu?
E vai. E tieni il libro, se no, che tu io sto più. Te lo posso. Ah, è riflesso. Tieni, questo qua. Doshare tai gulagnanam. Karna sankara karakai. Utsadhyante jati dharma. Kula dharma shashvata. Perfetto, eh? Allora, Matagis. Anche soltanto letta così, non è, diciamo, sono vibrazioni, poi man mano uno prende la mano e salti, ok. Mataji, provali tu. Vai, provaci. Un'altra volta, va bene. Allora, prossima volta userò le armi da fuoco per minacciare. Ok. Allora, Doshair. Adesso leggiamo parola per parola in italiano, perché il nostro maestro spirituale, Srila Prabhupada, ha dato di tutti e 700 i versi della Bhagavad Gita, così come anche dei 18.000 della Srimad Bhagavatam, ha messo il sanscrito, perché questi versi sono stati enunciati in sanscrito, la lingua madre di tutte le lingue. Li ha traslitterati in caratteri romani affinché tutti li si possa leggere, e non soltanto quei 4-5 eruditi. Poi ha dato traduzione parola per parola, che adesso andremo a leggere, poi ha dato la traduzione letteraria e infine ha dato la spiegazione. Ha dato proprio tutto, eh? Allora adesso leggiamo insieme la parola, parola per parola, e poi la traduzione. Doshai significa per tali colpe, etai, tutti questi, kulagnanam, dei distruttori della famiglia, Varna Sankara, di figli non desiderati, Karakai, che sono causa, Utsadhyante, sono annientati, Jati Dharma, i progetti della comunità, Kula Dharma, tradizioni familiari, Cha, anche, Shashvata, eterni. Allora, adesso è un po' come un puzzle, no? Tradotto tutte le parole, però ancora non si capisce niente. Allora, andiamo a vedere la traduzione, iniziamo a capirci qualche cosa. Traduzione di questo verso. A causa delle azioni malvagie di coloro che distruggono la tradizione familiare e danno nascita ad una prole indesiderata, tutti i progetti di vita in comune e le attività tese al benessere della famiglia vanno in rovina. Poi spieghiamo dove ci troviamo, eh? Spiegazione di Prabhupada. Le quattro classi della società umana e le attività tese al benessere della famiglia sono stabilite nel Varnashram Dharma, detto anche Sanatana Dharma, con lo scopo di permettere agli uomini di raggiungere la salvezza suprema. Quando capi di Stato irresponsabili rompono la tradizione del Sanatana Dharma, la società cade nel caos e la gente dimentica che il fine ultimo della vita è Vishnu o Krishna. Questi dirigenti sono ciechi e coloro che li seguono finiranno certamente nel caos. Quindi, quanto mai attuale questo verso. Infatti, la voglia. Va bene. Allora, quindi, prima di leggere la conferenza che Prabhupada ha tenuto su questo stesso verso, per la precisione, nel 1973, il 29 luglio, a Londra, perché una particolarità di questo, che è tanto tempo fa, abbastanza, eppure sono sempre attuali, vedi? Perché una particolarità di questo seminario è che
leggiamo il verso della Bhagavad Gita in questione, poi leggiamo una conferenza di Prabhupada su questo stesso verso e vediamo Prabhupada come analizza, esamina questo verso alla luce dell'intera letteratura vedica. E ci rendiamo conto che anche se sono state pronunciate queste parole 29 luglio del 1973 a Londra, sono quanto mai attuali, perché effettivamente è vibrazione eterna, quindi sarà sempre attuale. Allora, facciamo prima un quadro della situazione per chi magari si fosse per la prima volta sintonizzato, perché siamo anche su internet e salutiamo tutti gli amici e i devoti che seguono da casa e che invitiamo anche a chiamare al 06 688 91 540 per fare le domande, oppure scrivere al 333 1976 517 sms per appunto eventuali domande. Allora, Bhagavad Gita, partiamo proprio dagli albori, facciamo una breve sintesi, un quadro sinottico. Bhagavad Gita così com'è. Bhagavad Gita significa il canto di Dio. Questo è il libro guida di Dio, è Dio in persona, Krishna, la persona suprema che parla. E la Bhagavad Gita è un po' come una sorta di manuale di sopravvivenza per noi che ci troviamo in un posto che non è casa nostra. Mondo materiale si chiama questo posto che non è casa nostra. E così come, non so se qualcuno di voi ha mai fatto un'escursione nelle foreste o in luoghi, diciamo, che non sono proprio l'habitat naturale dell'essere umano, però normalmente uno, prima di imbattersi in tali escursioni in luoghi impervi come una foresta, si premunisce di un manuale di sopravvivenza. Questo manuale di sopravvivenza, in questi manuali di sopravvivenza ci sono scritte cose basilari, tipo ad esempio cosa mangiare e cosa no, quali cibi sono velenosi e quali sono commestibili per l'uomo, come ripararsi se scoppia un temporale e come uscire dalla foresta se ci si perde. Ci sono scritte queste cose molto molto pratiche, molto estremamente pratiche e di pratica utilità, di immediata utilità. Ecco, alla stessa maniera la Bhagavad Gita è un manuale di sopravvivenza rivolto a tutti noi che siamo qui in questo mondo materiale e che ci siamo persi. Allora, però, per poter beneficiare della Bhagavad Gita innanzitutto bisogna aver capito di essersi persi, perché se uno pensa che no, io non mi sono perso, lo dici tu che mi sono perso, io non mi sono perso, sto benissimo qui, è perché non si è reso conto che in questo mondo materiale c'è la vecchiaia, c'è la malattia, c'è la morte e ci sono tante sofferenze in mezzo, e che neanche lui le vuole, neanche la persona che dice no, ma io sto benissimo qui, però in realtà non vuole neanche lui queste cose, cerca strenuamente di combatterle, di contrastarle, non ci riesce, perché puoi anche vivere in una camera iperbarica, ma le malattie arriveranno, la vecchiaia sopraggiungerà e infine sopraggiungerà la morte. Sono esattamente appunto le cose che nessuno vuole, anche il più ottimista. Bisogna capire che ci siamo persi, bisogna fare questo sforzo di onestà intellettuale per capire che ci siamo persi, che questa non è casa nostra, perché se si soffre vuol dire che non è casa nostra, se ci si perde costantemente vuol dire che non è casa nostra. Dobbiamo sempre inventarci un arrangiamento per poter sistemare una qualche situazione che quasi mai si aggiusta, vuol dire che non è casa nostra, eccetera eccetera. Ma non solo questo sforzo di onestà intellettuale ci vuole anche un grande sforzo di umiltà per dire sì, mi sono perso, quindi sì, ho bisogno d'aiuto, per favore, aiuto, no? Allora, una persona così sufficientemente intelligente da aver capito che questa non è casa nostra e sufficientemente umile da dire ho proprio bisogno d'aiuto, c'è qualcuno che può aiutarmi, questa persona ha le qualifiche necessarie per poter usufruire della Bhagavad Gita, che è Krishna stesso in persona che parla e ci indica la strada per risolvere tutti i problemi, non il 99% dei problemi, o alcuni problemi sì, altri no, o il 99,99999999 periodico, no, 100% dei problemi, tutti i problemi si possono risolvere semplicemente ascoltando con attenzione la Bhagavad Gita e con onestà cercando di mettere in pratica quelle pochissime
pratiche, informazioni che la Bhagavad Gita ci offre. Quindi questa è la Bhagavad Gita. E che cos'è la Bhagavad Gita? Cosa c'è all'interno della Bhagavad Gita? Quindi abbiamo capito che è un manuale di sopravvivenza. Come si manifesta questo manuale d'uso? Si manifesta nella forma di dialogo. È un dialogo tra due amici, Arjuna e Krishna. Krishna è Dio, la persona suprema, e Arjuna è un suo amico e intimo devoto. E Arjuna pone a Krishna tutte le domande che da sempre l'uomo si pone, domande importanti, domande importanti che l'uomo dovrebbe porsi per essere classificato tra gli uomini, che non riguardano esclusivamente il mangiare, il dormire, l'accoppiarsi e il difendersi, ma che riguardano un campo che è prerogativa, una materia che è prerogativa degli uomini e non purtroppo degli animali. Gli animali non possono farsi queste domande che Arjuna pone a Krishna, ossia domande sull'esistenza spirituale, domande sulla spiritualità. Chi sono veramente? Da dove vengo? Chi è Dio? Cos'è tutto ciò che mi circonda, questo immenso universo che mi sovrasta e mi circonda? Qual è la mia relazione con tutto quello che mi circonda e mi sovrasta? E qual è la mia relazione con Dio? Perché si soffre? Come porre rimedio alle sofferenze? C'è un rimedio? Che se c'è la sofferenza, è la sofferenza un problema? A rigor di logica, se c'è un problema, c'è anche la soluzione. Allora, Arjuna pone a Krishna tutte queste domande che ogni uomo mediamente, sufficientemente, morigeratamente intelligente dovrebbe porsi, Hare Krishna, e le pone in uno stato di trepidazione. Cioè lui vuole veramente saperlo. Perché? Perché vuole sapere cosa succede dopo la morte? Perché si soffre? Chi sono io? Chi è Dio? Perché? Perché stava per affrontare una battaglia fratricida, una gigantesca, colossale, titanica battaglia che poi si risolverà in 18 giorni mietendo 640 milioni di vittime. E quindi paura. Battaglia significa che posso morire da un momento all'altro. E quindi dovrebbero emergere in questo momento i quesiti importanti. Chi sono veramente? Cosa succede dopo la morte? Chi è Dio? Ma esiste la vita dopo la morte? E qual è la mia relazione con Dio? Allora, Arjuna pone a Krishna tutte queste domande in questo momento così critico per spronarci perlomeno ad ascoltarne le risposte, anche se non ci rendiamo conto che effettivamente ognuno di noi è su un campo di battaglia. Tutti noi siamo effettivamente su un campo di battaglia. E campo di battaglia significa morte, prima o poi. Però non ce ne rendiamo conto. Pensiamo, ah, che bella la vita. Facciamo progetti. L'anno prossimo andrò in vacanza. In 10 anni finirò di pagarmi la casa. Nell'arco di 5 anni progetto di fare dei figli. Insomma, tanti progetti, breve, medio, lungo termine, che denotano che non ci rendiamo conto che possiamo morire da un momento all'altro, che la morte è dietro l'angolo. E i devoti ridono quando si parla della morte. I devoti ridono perché? Perché non sono sadici. Una volta ci fu una trasmissione in televisione dove c'era un intervistatore che correva in mezzo alla gente con una telecamera e un microfono, fermava le persone così a caso, diceva: cosa c'è dietro l'angolo? Tutti rispondevano: la pace nel mondo. Cosa c'è secondo te dietro l'angolo? La pace nel mondo. Oppure, per quanto mi riguarda, dietro l'angolo c'è una vacanza, c'è un nuovo lavoro. E una volta fermarono un devoto: cosa c'è dietro l'angolo? La morte. La morte. E i devoti ridono. La morte. Perché è vero, perché dietro l'angolo c'è la morte, anche se non ce ne rendiamo conto. La morte cammina intorno. Noi sentiamo, no? Sentiamo i battiti, questi qua, i battiti del cuore, che i più scambiano per il battito della vita. In realtà questo tum, 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 sono i passi della morte che si avvicina. Perché? Ma non è una visione pessimista, è proprio così. Perché? Cosa sono? Cioè, allora,
la nostra vita ha un inizio, una data di inizio, no? E poi ha una data di fine. Ecco, cosa? Il tempo. Allora, noi sappiamo qual è la data di inizio di questo corpo, quando siamo nati, ma non sappiamo dov'è la data finale, però c'è, e potrebbe essere in qualunque momento. E questo tum, 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 l'avvicinamento a quella data, quindi c'è poco, no, c'è poco da romanzarci sopra. E sono i passi della morte, uno lo può chiamare il passo della vita, sì, un molto poetico, ottimista, romanticone dei giorni nostri, ma... Ah sì, mi dicono, quando andavano a giustiziare qualcuno usavano i tamburi per scandire il tempo, pum, e finivano quando gli tagliavano la testa. Così, pum, si ferma, non batte più, è arrivata. Tum, 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 pum. Fine. Eh? Prima di... certo. Allora, dovremmo renderci conto che la morte è dietro l'angolo. E dovrebbe venirci un... saggio e sano senso di panico. Cioè, se vediamo veramente la realtà delle cose, al di là, togliamo tutti i veli, no? Per un attimo, togliamoli tutti e vediamo la realtà è così. Potrebbe finire questa esperienza da un momento all'altro. Ma non dovrebbe essere panico cieco, paura cieca. Dovremmo sapere in che direzione scappare, perché qui c'è poco da scappare, c'è poco da... ah, che bello, no? Allegramente, no? C'è da scappare, ma dalla direzione, nella direzione giusta. E Krishna, nella Bhagavad Gita, è poi riverberato, così com'è, da tutta la catena degli Acharya Vaishnava, della Guru Parampara, fino a Srila Prabhupada, ci indica qual è la via maestra, la via tracciata, la via della fuga, quella vera, per poter scappare da questa condizione che di fatto per tutti noi è invivibile, perché malattia, vecchiaia, morte. Allora, questa è la Bhagavad Gita. Arjuna che pone a Krishna domande sull'esistenza e Krishna che risponde sistematicamente, programmaticamente, puntualmente ed esaustivamente a tutte queste domande, dando ad Arjuna non una conoscenza teorica, un arido filosofeggiare fino a se stesso, dando ad Arjuna invece cosa? Un metodo pratico di verifica, un metodo pratico, si chiama scienza della realizzazione spirituale, proprio perché è una scienza, non ha niente a che vedere con le religioni di questo mondo, al massimo il contrario, le religioni provengono, come qualunque altra cosa di questo mondo, proviene da Krishna, non ha niente a che vedere con le filosofie alle quali siamo abituati, neanche orientali, questa non è una filosofia orientale, non è induismo, questa è la scienza di Krishna, la scienza della realizzazione spirituale. E cosa fa Arjuna? Pone le domande e ascolta. Ascolta Arjuna, fa una cosa importantissima, apre bocca per far domande perché si è reso conto che si è perso, che è ignorante, e ascolta Arjuna. Arjuna ascolta. Shruti Brahman, Shabda Brahman, significa che la comprensione della realtà spirituale va presa attraverso l'ascolto, bisogna ascoltare con attenzione, e chiunque ascolterà la Bhagavad Gita con attenzione, sufficiente attenzione. Veramente il Bhagavatam dice con rapita attenzione, ma iniziamo anche con una sufficiente attenzione, un sufficiente rapito ascolto, un sufficiente ascolto, poi diventerà rapito se siamo fortunati e sinceri. Chiunque ascolterà con sufficiente attenzione la Bhagavad Gita raggiungerà il fine ultimo della vita. Nate vidu svarta gatimi vishnum, dicono i Veda, che lo scopo della vita umana è quello di realizzare di essere anime spirituali e di avere una relazione eterna con Krishna, e che questo è un incubo. È un incubo. Alcuni lo chiamano un sogno, la vita è un bel film, un film dell'orrore, muoiono tutti. Pure un sogno, anche lì, che sogno è? Un sogno dove muoiono tutti prima o poi, che sogno è? Come lo chiamano normalmente? Come lo chiamiamo normalmente un sogno dove muoiono tutti? Un incubo, è un incubo. Per svegliarci da questo incubo basta ascoltare
queste informazioni e provare nel nostro piccolo a metterle in pratica. Quindi questo è lo scopo di questo seminario, proprio Prabhupada che semina e prima o poi semina il Bhakti Lata Bija. Ecco perché è chiamato seminario, perché si seminano, grazie alla misericordia senza causa di un puro devoto, di un abitante di Vaikunta che è camminato in mezzo a noi non essendo uno come noi, venuto a seminare e ancora semina. Ecco perché ci limitiamo a leggere la Bhagavad Gita, leggere le parole di Prabhupada stesso che pubblicamente ha proferito dinanzi a varie tipologie di uditori, e ci limitiamo a ripetere ciò che Prabhupada ha detto, perché Prabhupada semina, e nel nostro cuore, se siamo sinceramente interessati a far nascere l'albero che ci porterà via da questo, arrampicandoci questo albero ci porterà via da questo mondo materiale, siamo fortunati, otterremo questo successo. Romualdo, Hare Krishna. Allora, se allora se allora, la società ci ha inculcato in maniera spasmodica che dobbiamo stare bene in questo mondo materiale, che dobbiamo accumulare ricchezze. Questa è la domanda di Romualdo. E quindi? Qual è la domanda? Inconsciamente. Ah, un commento allora. Inconsciamente già questa cosa. Ah, certo. La verità, infatti, si dice. Sì. Non sappiamo come. E non sappiamo qual è il fine ultimo. Certo. Allora, Romualdo dice: la verità ce l'abbiamo dentro, effettivamente, come si suol dire in questi casi. Però non sappiamo qual è il fine. Come tirarla fuori questa verità? Ecco a cosa serve il maestro spirituale. Il maestro spirituale non è venuto a insegnarci niente di nuovo, effettivamente. Il maestro spirituale, come un ostetrico trascendentale, riesce a far venire alla luce, come un ostetrico fa venire alla luce il bambino che è già dentro il grembo della mamma. Non è che si inventa un bambino alla Uri Geller o alla, ditemi voi chi, tira fuori il bambino, no? Simsalabim, e si manifesta il bambino. No, il bambino è già dentro, ma l'ostetrico è il professionista, l'esperto che riesce a tirar fuori ciò che è dentro, per non farlo morire dentro. La stessa maniera il maestro spirituale tira fuori la conoscenza trascendentale, ci tira fuori le capacità per vedere Krishna faccia a faccia. Questo è lo scopo ultimo della vita, vedere Dio, la persona suprema, faccia a faccia, perché quella è la normalità. Beh, anche perché sarebbe una contraddizione, si vede tutto e Dio no? Tutto è possibile vedere tutto e Dio no? Mamma mia, è anche un po' un controsenso, no? Anche Dio si può vedere, anzi, se riusciamo a vedere Dio faccia a faccia, poi riusciamo a vedere meglio anche tutto il resto, compreso noi stessi. Così come se io sono in una stanza al buio, se non vedo il sole, e quindi se non vedo la luce del sole, non riesco a vedere neanche me stesso né tutto quello che mi circonda. Se io invece vado in mezzo al sole, nel senso in mezzo alla luce radiosa del sole, vedo il sole e automaticamente vedo me stesso e tutto quello che mi circonda, perché la mia vita è condizionata dal sole, la mia vita, la vista, è condizionata dal sole. Così come, essendo dipendenti dalla suprema personalità di Dio, essendo energia, avendo una relazione d'amore con Krishna, l'innamorato è dipendente dalla persona amata. Quindi lo scopo è risvegliare Jnana Chakshu, cioè gli occhi che ci fanno vedere Krishna in faccia, e automaticamente riusciremo a vedere noi stessi e tutto quello che ci circonda veramente. Allora, quindi questa è la Bhagavad Gita, Non so se sono riuscito a essere sintetica, poi diciamo la fine. Beh, Ponte Garibaldi. Quindi? Ah, certo. Fanno, danno.
A proposito di questo, danno una esperienza pratica, Romualdo da un'esperienza pratica di come anche un semplice ponte attraversato a piedi, quando per tutta la vita l'hai attraversato con la macchina, ti dà la possibilità di vedere da una prospettiva differente quello che ti circonda. Certo, allora, grazie Romualdo. Quindi, vediamo cosa Prabhupada ha da dirci su questo verso. Traduco dall'inglese, quindi pazienza. Allora, così, rileggo la traduzione, che Prabhupada legge la traduzione. Dice, a causa delle azioni malvagie di coloro che distruggono la tradizione familiare e danno nascita ad una prole indesiderata, tutti i progetti di vita in comune e le attività tese al benessere della famiglia vanno in rovina. Praticamente che sta dicendo? L'antefatto qual è? Non vuole combattere. Arjuna non vuole combattere. Perché dice, ma che combatto a fare? Diventa confuso, sentimentale, materialista, pacifista, e dice, io non voglio combattere. Non voglio combattere. Mette la bandiera pace, pace, e dice, io non voglio combattere. E inizia ad addurre delle motivazioni materialmente molto valide. Dice, ma, per esempio, adesso sta dicendo, la motivazione ultima, l'ultimo proprio assalto, l'ultima arringa è questa. Dice, ma Krishna, io non posso combattere. Sì, è vero, sono un guerriero, ma non posso combattere. Perché? Che succede se io combatto? Uccideremo, allora facciamo l'ipotesi che riusciamo a distruggere a distruggere l'esercito contrario. Questi soldati, questi guerrieri, hanno mogli a casa, hanno mogli che l'aspettano, non possiamo distruggere. Poi queste donne da sole, si sa, una donna da sola poi diventa preda di uomini mascalzoni che approfitteranno di loro e ci faranno dei figli, faranno violenza o comunque soprusi, no? Su queste donne indifese, sole, avvinte dal dolore, magari nasceranno dei figli, poi questi mascalzoni se ne scapperanno e queste donne da sole con questi figli non voluti, queste gravidanze indesiderate, nascerà una prole indesiderata, che nascendo una prole indesiderata, cioè non voluta, non programmata, l'intera società sarà invasa da sti figli che non voleva nessuno, quindi nati più che dall'amore, da un errore, cioè con questa semplice battaglia noi praticamente stiamo condannando la società futura. Quindi io non combatto, dice Arjuna, io Krishna, scusami tanto, ma lo so che questo è il mio dovere, però ci sono delle motivazioni validissime per cui io proprio non combatterò, altrimenti getteremo la società nel caos. Allora, questa è la psicologia di Arjuna. Prabhupada. Allora, Jati Dharma, dice scritto Jati Dharma, Jati Dharma significa progetti della comunità. Vediamo che significa. Jati significa comunità. Oggigiorno questa parola è fraintesa come nazionale, nazionalismo, ma qui, in questo verso, Jati Dharma significa proprio come uno nasce, se uno nasce in una famiglia di Brahmana, quindi in una comunità di Brahmana, o in una comunità di Kshatriya, in una comunità di Vaishya, o in una comunità di Shudra. Cosa sono questi nomi? Sono le quattro divisioni della società. Naturalmente la società da Krishna stesso è stata impostata così, quattro società, è divisa in quattro parti la società, naturalmente da Krishna è divisa così. Allora ci sono i Brahmana, che sono la testa del corpo sociale, la testa sono gli intellettuali, gli insegnanti. Poi ci sono le braccia, Kshatriya, sono i guerrieri che difendono il governo, lo Stato, difendono e amministrano le ricchezze, quindi Brahmana, gli intellettuali. Poi ci sono i Kshatriya, che sono le braccia del corpo sociale, che difendono e amministrano. Poi c'è lo stomaco della società, la pancia, che sono i Vaishya. Ci sono coloro i quali producono ricchezza, commercianti, artigiani, che producono ricchezza. E poi ci sono le gambe della società, sono i Shudra, sono gli operai, coloro i quali collaborano con tutte le altre parti del corpo. E ogni società prevede queste quattro divisioni naturali della società. Ok. Allora, in alcuni punti Prabhupada è un po' tecnico, però poi una volta che uno entra nel discorso capisce che questo è un tecnicismo non fine a se stesso, ma un tecnicismo propedeutico alla comprensione di verità spirituali, no? Perché spiritualità significa anche praticità, non è che spiritualità significa io medito, non mi occupo di niente, medito e penso alle farfalle che volano all'infinito tutto e niente, no. Spiritualità significa praticità, anzi, quella è la vera praticità. Allora, proprio come uno è nato in una famiglia di
Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, tutti questi jati, tutte queste comunità o classi sociali hanno dei differenti tipologie di responsabilità. Ma quando nascono quando nascono figli indesiderati, quindi figli che nascono dall'irresponsabilità, questi figli qui non seguiranno più la tradizione, le tradizioni familiari, ossia il jati dharma, ossia i doveri tipici della famiglia in cui si è nato. E cosa succederà? Si creerà una popolazione chiamata Varna Shankara, cioè prole indesiderata. E quindi ci sarà confusione. Così ogni cosa nella società diventerà sottosopra, una condizione infernale praticamente. In realtà questo è ciò che già sta succedendo. Ora, non c'è più oggigiorno il jati dharma, non ci sono più i doveri, non sono più rispettati questi doveri. Tutti sono impegnati in un modo o nell'altro a riempirsi semplicemente la pancia, basta, non pensano ad altro, mangiare. Precedentemente invece c'era una struttura sociale, i brahmana, gli kshatriya, i vaishya, c'erano queste tre classi sociali più elevate e avevano determinate restrizioni, una determinata struttura dei doveri. Il brahmana dovrebbe fare questo, per esempio, il brahmana non dovrebbe fare quest'altro. Invece oggi c'è soltanto questi doveri, sono cosiddetti doveri, ma non sono rispettati. Allora, al momento presente attualmente nessuno osserva più le norme e i regolamenti rigorosamente. E vincendo che sono nato in una famiglia di brahmana, quindi io posso fare determinate cose e devo impegnarmi in altre e devo evitarne altre. No, non ci sono più questi. Non c'è più questa mentalità. Allora, queste tradizioni familiari, questi rituali familiari, ogni cosa è persa ad oggi. A causa di cosa? A causa di figli non desiderati. Un figlio non desiderato rende ogni cosa sottosopra, capovolta. Così Arjuna qui sta visualizzando queste calamità future, questo pericolo futuro. Ma, dice Prabhupada, c'è un rimedio. È un fatto, è una realtà che i doveri le tradizioni non vengono più rispettate, che si sono persi questi jati dharma. È un fatto. Nessuno più riesce a seguire rigorosamente questo jati dharma, questi doveri. Ogni cosa si è persa a causa dell'influenza dell'attuale epoca, il Kali Yuga, l'epoca della discordia e dell'ipocrisia. E allora cosa succede? Prole indesiderata. C'è solo un rimedio, solo un rimedio, e questo è stabilito nello Srimad Bhagavatam, nell'undicesimo canto. Devarshi Bhutapta Ninam Pitrinam Nakinkara Nayam Rinicharajan Sarvatmana Yasharanam Sharanyam Gotog Mukundam Pariritya Kartam. Dobbiamo ammetterlo, dice Prabhupada, dobbiamo ammetterlo che abbiamo creato una condizione nella società infernale a causa dell'aver prodotto dei figli indesiderati, e trasgredendo il jati dharma, ossia trasgredendo le norme che regolano la società e quindi le tradizioni. Tutti dobbiamo ammetterlo, tutti. Ma qual è il rimedio? Il solo rimedio è arrendersi a Krishna. Krishna sta andando di porta in porta, letteralmente, che i devoti vanno di porta in porta e portano i libri. Krishna di porta in porta va di porta in porta e dice: anche se tu hai abbandonato i tuoi doveri, la tradizione,
hai perso ogni sorta di coscienza che ti dovrebbe portare a rispettare le norme della società. Allora, anche se tu hai abbandonato queste cose, che non è una cosa buona, però semplicemente arrenditi a me. Oramai, non ti preoccupare, arrenditi a me. Io ti darò protezione, dice Krishna. C'è un altro verso nello Srimad Bhagavatam, Tyaktvasva Dharman Charanum Bhujam Hare, che significa, un altro, questo è nel Bhagavatam, primo canto. Dice, la persona che ha messo fine alle sue occupazioni materiali per impegnarsi esclusivamente nel servizio di devozione a Krishna, certamente non rischia l'insuccesso, anche se può talvolta cadere essendo ancora ad uno stato iniziale. Ma chi non è devoto, pur compiendo perfettamente i suoi doveri materiali, non avrà alcun guadagno. Perché, come dicevamo prima, qualunque acquisizione materiale, anche avendo ottenuto l'intero pianeta, no? Divento sovrano, padrone con la mia potenza e ricchezza dell'intero pianeta, poi arriva la morte, è stato un insuccesso. Che mi rimane? Che mi posso portare? Tutto con me? Me lo porto nella tomba? Dove me lo porto? Lo devo lasciare lì, quindi è un insuccesso. Come avevo detto prima, la morte arriva in qualunque momento, quindi è un insuccesso. Mentre chi si impegna in attività devozionali deve sapere che si sta impegnando sta ricominciando ad impegnarsi nell'attività sua propria eterna, e che soltanto per un breve lasso di tempo ha interrotto. Quindi sta semplicemente riprendendo la sua naturale condizione. Fare un servizio a Krishna è la cosa più naturale che possa esserci, come per un bambino camminare, lo dicevamo forse stamattina, come per un bambino è normalissimo camminare, alla stessa maniera per un essere vivente, soprattutto per un uomo, perché un cane purtroppo non avendo un corpo e una mentalità da cane non può impegnarsi attivamente in servizio devozionale, però un'anima spirituale, avendo preso un corpo umano, la cosa più naturale che può fare è quello di impegnarsi anche in un piccolo servizio per Krishna. Quella è la cosa più naturale, e rimarrà in eterno quel risultato lì, rimarrà in eterno, e quello sì che te lo porti anche dopo la morte di questo corpo, perché proprio questa è una promessa di Krishna, Krishna dice, anche un solo piccolo passo, che magari non se n'è accorto nessuno, neanche tu che hai fatto questo passo, ma io me ne sono accorto, perché io sono qui con te dentro di te, ti vedo da dentro, anche un piccolo passo fatto verso di me, ossia lungo il sentiero della realizzazione spirituale, del servizio devozionale, anche un piccolo passo, dice Krishna, ti salva dalla paura più temibile. Qual è la paura più temibile? Qualcuno dice la morte, sì, però qual è ancora più, cosa è più ancora più temibile ancora della morte? Vediamo, dovevo dirlo prima, chi lo sa non lo deve dire. No, però hai fatto bene, però forse non hanno sentito. Perché mi sono lo dico io, c'ho il microfono. Allora, Luciano ha azzeccato, ha detto la paura più temibile, effettivamente c'è qualcosa ancora di più temibile se uno ci riflette, della morte. E la rinascita, e che tipo di rinascita prenderò dopo? Perché non è detto che prenderò una forma umana, proprio non è detto, anzi se mi guardo intorno ci sono pochissime possibilità, ci sono talmente tante altre forme di vita, 900.000 acquatiche, 1.200.000 insetti, rettili, uccelli, vegetali, e questo e quello, mammiferi, umani, appena 400.000 su 8.400.000, appena 400.000 specie umane, quindi la paura più temibile che dovremmo avere, la paura più grande, è quella di dire, ma riuscirò a prendere una forma umana, perché per morire muoio, questo è poco ma sicuro, non c'è niente di più sicuro di quello, come abbiamo detto abbastanza in questa esposizione, almeno una cosa è chiara, però non è detto che prendere una forma umana, allora è perché è temibile prendere la forma di un ornitorinco piuttosto che di una mangusta o di un, non so, dimmi voi, di un colibatterio fecale, perché è temibile? Perché un colibatterio fecale
per quanto esperto nuotatore, non si potrà mai porre una domanda: chi sono? Cosa c'è dopo la morte? Chi è Dio? Lo immaginate? Invece un uomo sì, un uomo ha questa possibilità, perché ha un assetto chiamato ragione, chiamata intelligenza sviluppata, razionalità, che gli permette di porsi queste domande e quindi di ricevere le risposte. Questa è la paura più temibile. Krishna quindi dice, impegnandosi anche in un piccolo servizio a me, quel risultato lì è eterno e vi salverà dalla paura di prendere una forma non umana. Quindi dice, in altre parole, se fate anche un piccolo servizio per me, va bene, va sicuro, outlet, facciamo proprio gli sconti, piccolo servizio e prenderete una forma umana nella prossima vita, e quindi nella forma umana potrete progredire ancora di più. E Prabhupada dice nella spiegazione, dice, se uno anche in questa vita ha fatto solo un 1%, 1%, di vita spirituale, 1% di servizio devozionale, nella prossima vita riparte dal 2, prende una forma umana e riparte dal 2%, quindi non perde niente, mentre tutto il resto lo avrà perso, dovrà ricominciare a imparare a camminare, dovrà ricominciare a imparare a leggere, a mangiare, questo e quello, però quello gli rimarrà in eterno. Allora, Bhagavad Gita, secondo capitolo. Nel secondo capitolo della Bhagavad Gita c'è tutto, infatti si chiama sintesi del contenuto della Bhagavad Gita. Allora, c'è un altro verso nello Srimad Bhagavatam in cui è spiegato questo. Svadharma significa jati dharma, comunque. Così io posso essere nato in una famiglia di brahmana, intellettuali, o di kshatriya, guerrieri, però ho i miei doveri. Uno kshatriya o un brahmana ha dei principi regolatori da seguire. Così il Bhagavatam, le scritture vediche, Narada è un puro devoto di Krishna, dicono cosa? Che se uno ha abbandonato i suoi doveri materiali e semplicemente si abbandona a Krishna, raggiungerà il successo della vita. Perché Krishna dice Sarva Dharman Parityaja, e lasciali tutti questi finti doveri che ti sei creato, lasciali, molla l'osso e abbandonati a me, ci penso io a te. Molla l'osso l'ho detto io, non l'ho detto proprio. Molla l'osso, tradotto proprio in... Allora, lascia tutte queste false occupazioni e semplicemente abbandonati a me, io ti salverò da questo oceano di nascite e morti. Così tanti dharmas o doveri l'uomo si è creato per poter mantenere la società in qualche maniera, proprio come noi creiamo attualmente nel mondo materiale così tanti norme e regolamenti. Per esempio, lui stava parlando a Londra, a Londra si guida sulla sinistra, e dice, per esempio, ci sono così tante norme nel mondo, come quello, per esempio, di mantenere la sinistra quando si guida. A Londra si mantiene la sinistra, non la destra. E tutto questo, tutte queste norme, semplicemente per mantenere l'ordine nella società. Se uno guida a destra, altra a sinistra, quindi sono le regole per mantenere l'ordine. Ci sono così tante cose, tante regole. E anche ci sono regole nella società relative al rispetto del lignaggio, della tradizione familiare, ma spiritualmente queste non hanno valore. C'è una domanda che stanno facendo da internet. Allora, spiritualmente però tutti questi doveri non hanno valore spiritualmente. Certo, possono aiutarci ad elevarci nella piattaforma spirituale, possono essere funzionali, possono essere uno strumento, se ben usato. Allora anche le norme, seguire le norme da tradizione, le tradizioni familiari, la società, possono aiutare ad elevarci, però non sono la condizione necessaria. L'avanzamento spirituale non dipende da questi doveri materiali, non dipende da questi. Anche senza seguire le norme e i regolamenti del jati dharma, uno può avanzare nella vita spirituale. Come? E qui tocchiamo un punto proprio. Ahaituki apratiyata. Brevemente, così magari abbiamo ancora 10 minuti per poter dare spazio a eventuali domande anche da casa che hanno chiamato. Allora,
dice, anche abbandonando, qui proprio dobbiamo stare proprio attenti, questo è il Kirtan di Kali Yuga, Prabhupada dice, questo è il Kirtan di Kali Yuga, la voce di Kali Yuga, le sirene, c'è sempre dolore, sempre dolore, Nino, Nino, questo è il Kirtan, la colonna sonora. Allora, anche, lo ripeto, anche senza seguire le norme e i regolamenti materiali, si può avanzare nella vita spirituale. Qual è il segreto? Ahaituki apratiyata. Allora, qui mi fermo, così poi continuiamo la prossima volta. Lo scopo della forma umana è quello di impegnarsi seriamente nel servizio devozionale. Seriamente significa due cose. Due. Ahaituki apratiyata. Che vuol dire? Allora, ahaituki significa che questo impegno deve essere incondizionato, senza porre condizioni. Non che Krishna, io ti servo se però tu in cambio mi dai qualcosa, no? Come dicevamo prima a microfono spento, se io mi rivolgo a Krishna, Krishna, io soffro, soffro, per favore poni fine a queste mie sofferenze, no? Ti servo, mi impegno, però tu in cambio liberami un po' questo fardello di sofferenza, liberami, perché non sono felice così. Oppure Krishna, sono povero. Oppure Krishna, non sono abbastanza ricco, per favore fammi diventare ricco. Oppure dammi del danaro, per favore. Oppure Krishna, per favore, c'ho questa curiosità, ma che qualunque tipo di curiosità, no? Che riguarda però la vita spirituale, per favore liberami da questa sofferenza che deriva da questa curiosità. Oppure quello che si avvicina a Krishna perché vuole sapere, ha sete di conoscenza e ha capito che Krishna è la fonte Vedaischa Sarvair, Aham Vedio, dice Krishna, io Vedanta Krid Vedavid Evacham, dice io ho messo per iscritto la letteratura vedica, la conoscenza l'ho messa per iscritta, io la conosco, chiaro, se l'ha scritta lo conosce anche, e io sono il fine della conoscenza. Quindi uno, ah Krishna, ho questa sete, questa arsura di conoscenza, per favore soddisfami, no? Ecco, no, quello non è Ahaituki. Quello non è servizio a Krishna senza condizioni, senza porre condizioni, disinteressato, no. C'è un interesse di fondo. Però comunque Krishna dice, queste persone qui sono comunque considerate da me virtuose, perché perlomeno si avvicinano a me, potrebbero rivolgersi a tanti altri. Invece si rivolgono a me, io li considero virtuosi. Piano piano si purificheranno. Ma il vero scopo della vita è impegnarsi al servizio di Krishna, ahaituki, senza chiedere nulla in cambio, senza pretendere nulla in cambio, semplicemente per servirlo. E poi deve avere un'altra caratteristica, apratiyata, ininterrotto, senza soluzione di continuità, cioè la continuità non deve sfaldarsi, ci deve essere continuativa, ininterrotta. Allora, se il nostro servizio è ahaituki apratiyata, allora siamo ben situati, o se il nostro servizio è sulla strada, tangibilmente, lo possiamo vedere ognuno di noi, del diventare incondizionato e ininterrotto, allora siamo ben situati, se non no. E questo possiamo, e chiudo, e questo possiamo auto certificarcelo appunto da soli, possiamo farci l'autocertificazione, non abbiamo bisogno di nessuno. Se per esempio siamo sazi, non c'è bisogno che qualcuno ci dica sei sazio, ah già è vero, no, lo capisco da me. Alla stessa maniera, se io voglio andare al Polo Nord e parto da Roma e voglio andare verso il Polo Nord, però vedo che più vado avanti più il calore aumenta, più intorno a me si sente sempre più caldo, sempre più caldo. Devo essere onesto, devo ammettere, ho sbagliato strada, altrimenti sarebbe il contrario, sentirei sempre più freddo, sempre più freddo. Alla stessa maniera, lungo il percorso, anche quello spirituale, io posso già rendermi conto se sto sulla strada buona o sulla strada sbagliata. Allora, se il mio servizio d'amore e verso Krishna, Dio la persona suprema, è incondizionato, cioè se stanno diminuendo le condizioni che io pongo, se stanno diminuendo le pretese, e se il mio servizio è sempre più, è sempre meno interrotto, ci sono sempre meno pause, sempre meno interruzioni, allora sto sulla strada buona. Se invece il contrario, no. Se non, no. Quindi la prossima volta continueremo da qui, quindi riflettiamo su questi punti, perché
è proprio importante, quello è fondamentale. Allora, mi sa che c'è una domanda. Chandrakant Prabhu. Allora, quella sul telefonino è più veloce, vediamo. Chandrakant, aspetta, Prabhu, leggiamo velocemente quella sul telefonino che è più immediata. Prabhupada. Aspetta, aspetta, dillo al microfono, sennò ripetela. Ah, oppure dammela, lo leggo io, va. Facciamo prima. Chandrakant Prabhu, adesso leggiamo subito, Jai Shishinita Sachinandana, chi jai? Jai Gurmitai. La domanda sul telefonino è: Hare Krishna, tutte le glorie a Srila Prabhupada e a tutti i devoti del Signore. Ho sentito dire che tutti questi problemi che hanno le donne, stupri eccetera, sono dovuti alla mancanza di protezione della mucca. Potreste approfondire questo concetto, sempre se potete, in questo contesto? Con Stimanta di Amidas. Allora, diciamo, non è strettamente connesso il concetto della mucca con le donne che si degradano a causa del fatto che sono, che si trovano da sole, abbandonate. La non protezione della mucca getta la società in una condizione di caos, perché cosa succede nei mattatoi? Nei mattatoi succede che vengono ammazzati indiscriminatamente maschi, femmine, cuccioli, e questo genera un karma molto pesante. È esattamente quello che succede nelle guerre. Cosa succede nelle guerre? Indiscriminatamente uomini, donne, anziani, bambini vengono tutti sterminati. Diciamo, le guerre sono lo strumento del karma per far scontare a tutte le persone che si sono impegnate nella macellazione in qualche maniera di bestie innocenti, soprattutto della mucca. Quindi è lo strumento che è il karma, le guerre, per fare una sorta di mattatoio di massa. La guerra diventa il risultato di quello che avviene nei mattatoi. Sono che invece di animali ci sono gli uomini, quindi questo è il risultato. Quindi, ma proprio io non trovo connessione tra la mancanza di, tra gli stupri e la mancanza di protezione della mucca, però sicuramente una connessione c'è, nel senso che sono disordini che inevitabilmente vanno a intrecciarsi e a condizionarsi a vicenda. Ci sono attività peccaminose che la gente non considera peccaminose. Che c'è di male? Una bistecca? Allora, che c'è il formaggio, c'è il latte, c'è quello e quell'altro, c'è la barbabietola, c'è la carne. Uno pensa che sia cibo, non è cibo. Uno pensa che sta facendo un'azione qualunque perché la trova già tagliata e impacchettata. In realtà quella è un'attività peccaminosa alla quintessenza, e sicuramente genera disordine, confusione e quindi sofferenza, e quindi alla fine è tutto collegato. Non c'è una stretta, non sento collegamento, però sicuramente è tutto collegato, fa parte dei disordini. Grazie Antariyami Prabhu da Torino, se non sbaglio. Grazie. Hare Krishna Prasada. Beh, un dolcetto sta nel frigo, Prabhu, daglielo. Simply one. Aspetta che rispondiamo a Chandrakant Prabhu. Allora, provo a ripeterla. Come io vedeva, in alcune situazioni le persone hanno dei comportamenti cosiddetti pii. Li confondiamo per comportamenti spirituali, in realtà hanno dei comportamenti pii, per esempio al funerale, no? O vanno in chiesa, hanno dei comportamenti pii. E come mai poi dopo queste persone, poi passato questo attimo cosiddetto spirituale, no? Però sappiamo che non è spirituale, comunque diciamo pio, di questa attività, questo atteggiamento pio, in realtà poi si comportano come dei demoni. Per demoni non dobbiamo pensare ai Belzebù che puzzano di zolfo e con metà, caproni e con la coda. Sì. Grazie Chandrakant Prabhu da Londra, in Inghilterra, che segue e fa domande, interagisce anche da casa. Da Londra, pensate un po'. Allora, per demone si intende colui il quale agisce contro la propria stessa natura, ossia tutti noi.
tutti noi siamo demoni perché non agiamo secondo la nostra stessa natura, che è quella di servire Krishna, Dio la persona suprema, che è la cosa più naturale e più normale per l'essere vivente. E, perché invece queste persone, cioè, questa grande maggioranza del pianeta, benché impegnato anche in maniera seria in attività pie come andare a messa, quel rito purificatorio, quell'altro metodo espiatorio, quel rito piuttosto che quell'altro rituale, perché comunque poi il giorno dopo ricominciano a combinare gli stessi problemi, gli stessi peccati, attività peccaminose di prima? Perché il vero metodo di espiazione, questo è spiegato benissimo all'inizio del sesto canto dello Srimad Bhagavatam, proprio sono domande che il re Maharaj Parikshit pone a Shukadeva Goswami. Dice: ma perché le persone si sottopongono a tanti riti espiatori, a tanti riti purificatori nelle varie, nei Veda, nelle religioni oggigiorno, perché? E poi ricominciano a fare esattamente le stesse cose di prima. E Shukadeva Goswami, maestro spirituale della catena dei maestri spirituali, che proviene da Sri Krishna, quindi un puro rappresentante di Sri Krishna, dice: il vero metodo espiatorio è quello dell'acquisizione della conoscenza. E fa un esempio Prabhupada, dice: se una persona segue le regole dell'igiene, quindi è a conoscenza delle regole dell'igiene, difficilmente si ammalerà, o molto probabilmente non si ammalerà. Se invece non conosce le regole dell'igiene, si ammala, va dal medico, il medico gli dà medicina e poi ritorna a casa e ricontinua a fare le stesse cose non igieniche di prima, è chiaro che si riammalerà. Quella medicina a che sarà servita? A niente. Il medico deve dire, sì, prima gli dà la medicina, però contemporaneamente gli devi dire: guarda, prendi questa medicina, però non fare questo, non fare questo e non fare quest'altro, tieniti lontano da condizioni non igieniche che ti faranno nuovamente ricadere in una condizione morbosa di malattia. Alla stessa maniera, il vero dovere dell'essere umano dovrebbe essere quello di informarsi. Cosa? Chi sono? E quindi, in questo chi sono, in questo pacchetto di risposta, questa semplice domanda prevede una risposta completa, perché ci dice chi sono e anche come devo agire, e quindi qual è lo scopo della mia vita, eccetera, eccetera. Un semplice chi sono, una marea di informazioni utili, funzionali. Quindi ecco perché le persone, malgrado tanto esternamente impegnate per avere una qualche per stima sociale, fondamentalmente, dice Prabhupada. Prabhupada lo dice proprio nel 13.8.12, se non sbaglio, della Bhagavad Gita, nella spiegazione spiega proprio che le persone per facciata, per esternamente, per avere degli elogi, per essere fondamentalmente adorazione, distinzione, per avere profitto, si impegnano in queste attività cosiddette religiose. Però poi continuano a fare gli stessi nonsensi di prima e quindi asurimbhavam, cioè rimangono asura, rimangono demoni, rimaniamo demoni se facciamo così. Dobbiamo informarci seriamente sull'atma tattva, sulla scienza della realizzazione spirituale. Atma tattva, atma, anima spirituale, tattva, scienza, capire chi siamo. Questo. Grazie Chandrakant Prabhu dall'Inghilterra, Hare Krishna, spero di aver risposto in qualche maniera. Sì, concludiamo con te a monte. Se è breve la ripeto io, se no ti passo direttamente il microfono e via. Quando tu hai iniziato, no, sulla Bhagavad Gita, parlando appunto che a un certo punto è come se tra Krishna, no, e Arjuna, Arjuna si tira indietro perché non vuole uccidere. Poi, diciamo, Prabhupada dice, diciamo, ormai quelle comunità in cui si poteva lavorare a livelli spirituali alti non ci sono più, e quindi è passato in un altro, ha abbassato il problema, diciamo così, però non ha risposto al problema di Arjuna, no?
Ecco, questo mi interessava, no? Perché poi in realtà è collegato, perché allora gli stupri, tu hai parlato che nella battaglia, no? Arjuna dice sì, ma poi stupreranno le donne di quelli che io ucciderò. Quindi ecco che gli stupri si ricollega al problema suo, però è un è una domanda alta, no? Ecco, mi interessava se tu mi potevi rispondere proprio al problema, perché Arjuna allora non combatte per la non violenza o per i problemi che potrebbero avvenire, così in poche parole, chiaramente, perché è un tema. Hare Krishna, grazie. Vuoi un'anteprima? L'anteprima. Allora, brevemente l'anteprima è questa, che a un certo punto Arjuna, dopo aver elencato tutte queste cosiddette valide, che materialmente parlando anche lo sono, ecco perché cosiddette valide, che materialmente parlando non c'è niente di valido, queste sta avanzando dei pretesti, delle motivazioni, sta adducendo queste motivazioni per non combattere, e tutte materialmente valide. Dice, ma perché dobbiamo combattere con questo mascalzone? Perché ci dobbiamo mettere al suo stesso livello? Ma noi che abbiamo l'intelligenza per evitare di imbatterci, di iniziare questa battaglia? Certo, grazie, Hare Krishna. No? Certo, Arjuna è un puro devoto, quindi ha voglia. Infatti, allora, adduce tutta una serie di motivazioni come questa qui. E sai cosa Krishna gli dice a un certo punto? Allora, praticamente Arjuna, dopo aver addotto tutte queste motivazioni, inizia a piangere, a tremare, e dice: Krishna, m'arrendo, pensaci tu, dimmi, m'arrendo a te, io non so più che fare, sono confuso e sono in preda ad una confusione senza precedenti, per favore istruiscimi, dimmi tu cosa devo fare. Perché lui era come se si stesse autoconvincendo, no? Non combatto per questo motivo, non combatto per quest'altro, più che a Krishna forse lo stava dicendo a se stesso, però a un certo punto si è reso conto che queste motivazioni mica lo fortificavano veramente, mica erano tanto convincenti, e inizia a piangere. Dice: Krishna, vabbè, m'abbandono a te, cioè dimmi cosa devo fare, tremando, confuso, in una condizione di estrema confusione, come siamo tutti noi. E cosa gli dice Krishna? Sorridendo, spiegato, Krishna si rivolge all'infelice Arjuna sorridendo. Ma come uno dice, Arjuna sta soffrendo e Krishna gli si rivolge sorridendo? Sì, si rivolge sorridendo perché pensa, però, la mia maya come funziona, perché Arjuna è in confusione perché Krishna l'ha messo in confusione affinché Arjuna potesse porre a lui tutte le domande che da sempre l'uomo si pone. L'uomo confuso e intelligente si pone queste domande stesse di Arjuna. Allora Krishna mette in una condizione di confusione Arjuna. Arjuna non aveva bisogno, queste cose già le sapeva, è puro devoto di Krishna, lo vedeva faccia a faccia, non aveva dubbi. Però Krishna, per poter esporre la Bhagavad Gita a nostro beneficio, mette in una condizione di confusione Arjuna. Arjuna si ritrova rimbambito, si ritrova confuso e diventa un materialista, però intelligente, e pone le domande a Krishna. Allora Krishna, vedendo così ridotto, così disperato il suo amico Arjuna, sorride verso Arjuna, gli dice: caro Arjuna, tu sei uno sciocco di prima categoria, parli come se fossi un grande erudito, ma in realtà ti stai lamentando per cose proprio non degne di lamento. E gli spiega perché, e gli dice: tu stai dicendo tutte queste cose e io ti considero uno sciocco di prima categoria perché ti stai identificando col corpo, cioè tu pensi di essere questo corpo, ecco perché allora ti rimballo le tradizioni familiari, i doveri familiari legati al corpo, inizi a impietosirti per queste persone che sono un branco di mascalzoni c'ha davanti, proprio dei mascalzoni di prima categoria. E dice: no, non posso ucciderli. Diventa pacifista, un stupido praticamente diventa, no? Perché sta partendo da una concezione di vita basata sul corpo. E infatti il primo insegnamento di Krishna sarà: dehi non smigliata dehe, come non sei questo corpo, tu sei l'anima spirituale eterna, hai una relazione eterna con Krishna e tutto il resto è solo un'illusione, però puoi
mettere anche i legami familiari al servizio di Krishna. Mica che uno deve dire no, basta, allora io... Questo non significa che Krishna sta dicendo a tutti noi, guarda, c'hai una madre, scordatela, padre, scordatelo, i figli, peggio ancora. No! Cioè, oramai sei in questa condizione, sappi che è illusoria, perché non sono i tuoi figli, che tuoi. Ti sono arrivati, hai un dovere, però non è che sono tuoi, questi sono anime spirituali che non sai neanche chi sono queste persone qui, che stanno giocando la parte dei tuoi figli. Però puoi, già che ci sei in questa condizione, impegnarti al servizio devozionale, per esempio nel ruolo di padre, come insegnando ai tuoi figli la scienza di Krishna, insegnando queste anime spirituali ignoranti come te a ritornare da Krishna. E allora sì, allora va bene. Però innanzitutto non sei questo corpo, e tutto ciò che è collegato con questo corpo non è reale, non ti appartiene veramente, quella è la mentalità animale. Ecco perché, quindi la risposta gliela darà. Grazie a tutti, ci vediamo, ci riaggiorniamo col seminario sulla Bhagavad Gita così com'è. No, no, io non prendo. Giovedì prossimo alle 18.30, come ogni martedì e come ogni giovedì, e domani mattina il solito programma spirituale, inizia alle 4.30, alle 6.15 i canti, alle 7 c'è una piccola lezione sullo Srimad Bhagavatam, che è lo studio successivo alla Bhagavad Gita. Grazie a tutti. Buonanotte, Hare Krishna, Jai. Srila Prabhupada ki jai. Grantaraj Srimad Bhagavad Gita ki jai. Nitai Gura Premanande, Hari Hari Bol.